quindi niente, no? È comunque un personaggio che mi auguro di non essere, di non aver interpretato una macchietta, però c'ha tante cose, ai capelli rossi, il brillantino sul dente, il tatuaggio, il gel alle mani, la gomma da masticare, insomma, rigorosamente alla favola, perché ero convinta che la gomma da favola diventasse nell'essere cinta e era stomachevole, un po' era una cosa. Questo profumo di favola tutto, però doveva essere la favola a tutti i costi e la troupe non ne poteva avere più, cioè perché sembra ma sinfonico, cioè mi chiama e anche questo odore di favola comunque poi che mi stava qui, il problema è che mi sento un po' così, carina mattina, però sì, e poi beh, è stato prezioso, scusa, mi interrompo anche l'incontro con Marco Mazzocca, perché è stato molto molto bello lavorare con lui, a parte che secondo me il lavoro con lui. Ma non che io già lo stimavo tanto, no? Però forse ho avuto l'opportunità di, come dire, di dare spazio all'attore, no? Non soltanto al comico, piuttosto che all'imitatore, piuttosto che alla spalla, no? Che lui è un ottimo eccellente in questo. Però in questo film, secondo me, proprio ha dimostrato di essere l'attore, no? Era anche un momento molto spesso. Penso è una persona molto bella, sì che è facile, ci utilizza tanto, lavorare con lui aiuta molto. E poi sono successe tante cose sul set, nel senso che appunto Gianni è un'anima abbastanza speciale, no? Una sensibilità magnifica. E cioè, questa cosa che a me è la prima volta che è accaduta, quando c'erano il controcampo, la macchina da presa stava in ufficio, dico, no? Verso le due scrivanie di Marco Mazzocca e di Gianni Di Gregorio. Io ero dall'altro lato, io comunque davo le battute a loro, come sempre si fa, non ero imparata, però cercavo scienza. Allora che non so, col cellulare a cui ho comprato una follia, ho comprato una, come si dice, una cover, veniva da Abu Dhabi. Scienza, sono andata a cercarle con lo scenografo di Santo, perché comunque insomma anche lui ha accettato, mi ha dato questa libertà, è uno scenografo bellissimo, ma io mi ero attaccata a queste cose per cinque. Ho cercato degli aggeggi per la sua scrivania, no? E cercavo, volevo la tastiera colorata, cioè volevo un sacco di cose perché per me cinque era quel tipo di ragazza. Non le trovavo, a un certo punto ossessionato, persino Marco Travaglio, con cui ero in scena a teatro in quel periodo, e a un certo punto è arrivato Marco Travaglio che ha regalato al film, a Cinzia, tutti quanti un mouth completamente brillantinoso, rosa, era molto divertente il direttore, no? con questo mouth e comunque insomma, mentre io ricercavo quindi Cinzia stavo lì col cellulare, facevo finta di insomma, guardarmi le unghie e tutto quanto, Gianni ha fatto voltare una macchina da presa verso di me, ce n'erano due, no? Questo, questo è molto bello, cioè, questa è una cosa che dimostra, no, anche la qualità registica e umana di questo uomo, di questo artista, no? L'ascolto, l'attenzione, il rispetto anche per il lavoro altrui.